Prepariamo il fango quantitativo solitamente di due secchi, 38 kg di argilla nell'acqua termale. Per renderlo più omogeneo è necessario impastarlo in modo che la fase acquosa mi renda morbido ma contiguoso. Io nel contempo sento la temperatura, chiaramente il cuore è più bollente, più caldo. Questa operazione mi fa sì che il fango diventi omogeneo a livello di temperatura e di composizione. Una volta fatto questo, io dico che creo una forma e quindi una buona quantità per i piedi. E una ottima quantità per la schiena, spalle, tutte le articolazioni saranno coperte. Cervicale, temperatura chiaramente mi è suggerita dal dottore, perché ci sono persone che hanno problemi e quindi sopportano meno il caldo, che comunque nei quali comunque è necessario porre più attenzione. E diciamo che va da un minimo di 38 a un massimo di 43 44. Poi comunque la temperatura scema piano piano, il fango lento del dolore previene problematiche sull'apparato osseo articolare, per cui tocca sano, consigliabilissimo. Provate, provate.